buongiorno dal Giappone, ci troviamo sul ponte che collega la terraferma all'isola di Enoshima. Siamo nella zona di Yokohama, tra Yokohama e Kamakura per capirci, ed è un'isola molto famosa tra i giapponesi. Siamo circondati dal mare, per cui siamo anche fortunati perché c'è una bellissima giornata di sole, per cui sole e mare è un'isola da esplorare. Questo alle mie spalle è il resort spa terme che c'è qui su Enoshima, e se avete bisogno di un momento estremamente romantico, lì c'è un bellissimo cuore gigante per farvi una bella foto romantica a Enoshima. I lampioni sono a forma di drago perché si dice che sull'isola di Enoshima dimorasse un drago. La zona è estremamente turistica, costellata di negozi locali che vendono souvenir, infatti questa è una meta molto frequentata anche dai giapponesi. Queste scale portano all'ingresso del santuario. In realtà il santuario di Enoshima non è solo uno, ma sono tre. Noi in realtà abbiamo deciso per oggi, perché siamo stanchi, di fare il biglietto cumulativo che ci porta in cima attraverso le scale mobili. So che non è nel mio stile, ma insomma, una volta ogni tanto si può fare anche un'eccezione, anche perché all'interno ci sono altre cose che si possono visitare. Ed eccoci nella prima scala mobile, circondate da luminosissime meduse, per cui ci riposiamo e facciamo anche un'esperienza sensoriale all'interno della montagna. A differenza mia, i giapponesi non vogliono mai fare fatica, per cui oggi mi sento giapponese. Questa è la prima volta di viaggio in Giappone che ho preso le scale mobili per arrivare a un santuario. Probabilmente con questo perderò molti punti nei vostri confronti, ma perdonatemi. Questa è la scalinata per arrivare in cima. Sì, insomma, avrei potuto anche farla, ma siccome il tempo oggi è poco, abbiamo un sacco di cose da vedere qui a Enoshima e non solo. Questo è il santuario di Enoshima, come dicevo sono tre, e adesso andiamo a vederlo. Il santuario è dedicato alla dea Benten, dea della ricchezza, che fa parte anche delle sette divinità della fortuna di cui vi ho parlato spesso. E si racconta, secondo la leggenda, Benten sconfisse il drago che dimorava qui sull'isola di Enoshima, ed è un santuario molto frequentato proprio per il fatto che questa dea, pregando questa dea, si ha in cambio ricchezza. La cosa curiosa è che Benten non sconfisse il drago solo con la forza, ma anche con la sua bellezza, perché quando arrivò Benten con tutto il suo esercito di draghi, divinità varie, e affrontò il drago, vista la sua bellezza, se ne innamorò e decise di diventare buono. Viva l'amore e viva la bellezza! E questa storia è rappresentata anche sulle tavolette Ema, che potete vedere qui, la dea con il drago legati da un filo rosso. Nella tradizione giapponese è il legame tra due persone innamorate, c'è un filo rosso invisibile che lega loro mignoli. Ed eccoci con le terze scale mobili, stavolta nulla di luminoso, solo delle pareti blu. Le scale mobili ci hanno portato al secondo santuario di Enoshima. Ancora scale mobili, sempre. Arrivare in cima ci avremmo messo troppo tempo. Ogni tanto va bene anche riposarsi. Questo qui alle mie spalle è la torre di osservazione, che è anche un faro. Con il nostro biglietto cumulativo da 1100 yen abbiamo anche l'entrata al giardino di Cooking, che era il proprietario inglese dell'isola, che costruì un giardino, e questo osservatorio in stile Istituto delle Scienze del Grande Mazinga. Adesso andiamo a salire in cima alla torre, vediamo cosa si vede. Thank you.
Siamo arrivati in cima, siamo in punto di osservazione, da qui si vede anche Tokyo. In realtà nelle giornate terze si dovrebbe vedere anche la Tokyo Tower e la Tokyo Sky Tree. Oggi purtroppo il cielo non è così terso, non si vede, però la vista non è niente male. Sui dintorni si vede il ponte che collega la baia di Yokohama e si vede il giardino botanico qui sotto, eccolo qua. E lì si trova il terzo santuario. Ed eccoci al terzo santuario di Enoshima, l'ultimo presente sull'isola. A Enoshima ci sono anche delle grotte che si trovano su questa scogliera. Siamo sul punto più esterno dell'isola. Sempre con il famoso pass da 1100 yen si può entrare anche alle grotte. Eccomi dentro la grotta che sembra un'esposizione di infografiche e foto riguardanti Enoshima e anche pubblicità. È perfettamente illuminata, per cui non dà molto il senso di grotta, ma speriamo che avanti sia meglio. Siamo entrati nelle grotte più profonde, adesso abbiamo anche un lumino per illuminare la nostra via. La grotta si fa sempre più bassa e ci sono dei buddhi, le statue del Buddha. Sì. E c'è anche il serpente. Secondo la leggenda, da questo punto si poteva raggiungere sottoterra il Monte Fuji. Qui è stato fondato il santuario di Enoshima. Ci sono dei piccoli santuari in pietra. Ed ecco una delle cose belle del Giappone, le cose kitsch. C'è una seconda grotta da visitare in cui alla fine c'è il drago che ruggisce. Potevano almeno metterci l'urlo di Godzilla, ma non che ruggisce. Abbiamo deciso di prendere la barca, non so se ci sente, ma adesso vi faccio vedere. Potevamo non concludere questa visita a Enoshima con un bel pranzetto a base di pesce locale. In conclusione, Enoshima è sicuramente una meta che si potrebbe visitare in una mezza giornata da Tokyo e ne vale la pena. Non è uno dei posti migliori che potete visitare in Giappone, però ha una sua identità, anche perché è carina quell'idea di questa isola collegata da un ponte con tre santuari, una torre di osservazione. Però diciamo che se io dovessi scegliere tra Enoshima e Kamakura, forse è meglio Kamakura in questo caso. Però se volete fuggire dal caos di Tokyo, trovare un posto estremamente tranquillo, un po' retro, che piace molto ai giapponesi, venite a Enoshima.